sodalizio che ho avuto con te, purtroppo molto breve, e vorrei lasciare la parola a un uomo eccezionale, talmente eccezionale che non lo si può definire con parole, si può dire quello che non è. Gustavo Roll è un uomo che Dio ha mandato fra di noi per renderci migliori, per esaltare in noi stessi quelle capacità spirituali che Dio ci ha consegnato e che purtroppo il mondo non aiuta sempre a valorizzare. Non è un mago, non è un veggente, non è uno che si occupa di spiritismo, ma è semplicemente un grande illuminato. Signor Roll, pronto? È in linea? Sì. Buonasera. Buonasera. Io sono molto contenta che lei sia, anche se telefonicamente, presente a Domenica Inn. Sono molto gentile. E vorrei che lei, con le sue parole, desse un augurio a tutti questi ragazzi che ci circondano. Sì. E perché no, anche ai non più giovani che sono qua o che sono a casa che ascoltano la nostra trasmissione, visto che le sue parole tutti sappiamo che fanno veramente bene. È molto gentile, molto buona. Senta. Pronto? Mi dica, sì, sono qua. Senta, mi sente? Sì, benissimo. Tu che guardi, lei mi concede 2 minuti? Sì. Allora senta bene, io questo augurio è un po' strano, ma penso che sia utile farlo. La ringrazio. Il mio augurio a questi cari giovani sta nella proposta che faccio loro. Vede, mai come in questo momento uomini di tutte le fedi e di tutte le razze si radunano ispirandosi a un desiderio di pace universale. Ma io vi dico, cari giovani, sostenete questo movimento, ma in più offritegli una forza immensa, fornendogli un mezzo di irresistibile potenza. Fate cortei e chiedete a gran voce ai 2 superuomini di Stato che con la loro autorità propongano di realizzare gli Stati Uniti del mondo. È una garanzia per i loro popoli e per tutti i popoli della Terra. E questo è il massimo strumento di difesa che gli uomini possono offrirsi reciprocamente. Nessuno si è qui mai chiesto una cosa simile. Fatelo voi, giovani, fatelo finalmente. Tutte le abitudini di vita legate alle razze e alle loro origini, tutte le filosofie che abbiano un fondamento etico, potranno coesistere e collaborare pacificamente. Una simile coesistenza consentirà all'uomo di essere sostenuto nei suoi diritti e nelle sue aspirazioni. Non più eserciti armati di missili, ma schiere di tecnici dotati di strumenti di ricerca. In un mondo di stati uniti fra di loro, diviene naturale la ripartizione dei beni e delle risorse che la natura offre abbondantemente. Non si parlerà più di un primo, di un secondo, di un terzo mondo. Non vi saranno più difficoltà monetarie come stanno discutendo proprio adesso a Bruxelles, di disoccupazione, di miseria, ma lavoro per tutti. Questo è il problema che interessa a voi, giovani in prima linea. Raccogliete questo mio messaggio. Voi, giovani d'Italia e di tutto il mondo, incominciate subito a gridarlo dappertutto. Vogliamo gli Stati Uniti del mondo! Ci sarà certamente chi intende e capisce che questo è scritto nel destino dell'uomo. Ve lo ripeto, muovetevi, è il momento opportuno per farlo. Questo è il mio augurio. Grazie Roll per le sue parole così appassionate. Niente, io sono grato a Franco che mi ha dato la possibilità di lanciare questa speranza sotto la volta del cielo. Di niente, le facciamo molti auguri. E grazie a lei per avermelo consentito. Arrivederla. Un attimo. Dica. Ah, pronto, è finito. È finito. Scusate, bisogna spiegare un momentino a questi ragazzi e agli ascoltatori chi è Gustavo Roll. È uno degli spiriti più illuminati che il mondo abbia oggi. È una persona, 83 anni tra l'altro, ed è un ragazzo di 83 anni. Aveva una forza. Ha una forza, detto... una gioventù, ha una visione così pura e così chiara dei problemi del mondo e degli uomini, che veramente io ve lo do come un regalo alla chiusura di questo sodalizio nostro, cara.